Allora, ragazzi, per me veramente è dura fare questo video qua e vi spiego anche perché. A fine primo tempo mi avete tempestato di messaggi dicendo godo di qua, godo di là. E io a tutti rispondevo calma, 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 ok? Io oggi alla squadra non ho più di tanto da dirgli, perché giocavamo contro una squadra che, al contrario di quello che dice qualche incompetente, loro come singoli sono molto più forti di noi, ok? E non c'entra allenatore, non allenatore, sono molto più forti di noi come singoli, ok? Perché soltanto se vai a vedere la difesa che ha loro con Skriniar, De Vrij e Godin, che con Ibra non ne hanno presa una, ok? Non ne hanno presa una. E vai a vedere che noi abbiamo preso come rinforzo Kier. Ma chi cazzo è Kier? Kier, chi cazzo è Kier? Ok, se tu vuoi andare in Champions, e non voglio parlare di... Allora, sta partita qua, il Milan la meritava di pareggiare, a mio modo di vedere. Nel primo tempo abbiamo fatto una partita impeccabile, Pioli è stato perfetto a mettere giù la squadra. Non ho un cazzo da dire alla squadra, io ho qualcosa da dire sulla società invece, ok? Perché ormai è la stagione, siamo a meno 10 della Champions, lotteremo per un'Europa League di merda, è andata a farsi fottere. Quello che io mi chiedo, amici miei, perché l'Inter, che già era comunque un'ottima squadra, che lotta, e fidatevi che quest'anno qua è l'anno dell'Inter. Io l'avevo detto nei video, questa sera gli è andato anche tutto di culo, gli è andato, ok? Perché stasera, se sono interista vero, non mi dire che l'Inter è stata troppo superiore al Milan, perché se entra la palla di Ibra, ma proprio lasciando stare anche il palo, le traverse, cose sul piano del gioco, il Milan non ha, no, guarda, se pareggiava non aveva rubato nulla, anzi, il pareggio era un risultato giustissimo. Se siete onesti lo dovete dire. Però poco importa. Quello che importa, Inter 4, Milan 2. Io ce l'ho su con la società. Perché voi avete preso un grande campione, per l'amor di Dio, Ibra abbiamo preso. Cazzo, che veramente questa sera ha dimostrato ancora di essere una bestia, di essere. È una bestia, guai a voi se non gli rinnovate il contratto a Ibra. L'anno prossimo, se non gli rinnovate il contratto a Ibra. Brutte merde schifose. Dietro, al posto di prendere un centrale forte o perlomeno uno buono, mi avete preso Kier, che con tutto il rispetto, perché nelle sue mediocrità comunque, non dico che a parte il gol di Lukaku ha fatto sta pessimissima partita, anche se comunque abbiamo preso 4 gol, ok? Io a fine primo tempo me lo sentivo nell'aria che c'era l'odore dell'inculata dietro, me lo sentivo che era troppo bello. Questi qua poi... ai cugini quest'anno gli va tutto bene, non c'è un cazzo da fare, all'Inter quest'anno gli va tutto bene e a noi ci va tutto di merda, ci va, ok? A noi ci va tutto di merda e a loro gli va tutto bene. Ma se tu vuoi andare in Champions League, cara società, che ci stai mettendo dentro dei soldi, oltre a Ibra, visto che loro hanno preso Eriksen, che non dico che è un fenomeno ma un grande campione, hanno preso Moses, hanno preso Young, tre giocatori loro che sono primi in classifica. Noi che dovevamo recuperare, oltre a Ibra, almeno dovevamo prendere un centrocampista centrale invece di quella merda di Kessié. Bonaventura è entrato in ciabatti, non lo voglio più vedere in vita mia. Bonaventura, non ti voglio più vedere in vita mia. Sei entrato con una sufficienza, una superficialità che ti tirerei due sberle. Però lasciamo perdere, guarda, ormai la stagione è andata a puttane. Ok, se vogliamo andare in Champions l'anno prossimo, dobbiamo prendere della gente che gioca la Champions o comunque ha giocato la Champions, dei campioni, se vuoi andare in Champions. Come cazzo fai ad andare in Champions giocando nel derby contro questa Inter qua che gli va anche tutto di culo, gli va, ed è più forte di noi, con chi è il titolare? Come cazzo fai? Loro hanno giocato mezz'ora, ci hanno fatto 4 gol e noi abbiamo fatto una gran partita stasera, perché io la squadra non ho un cazzo da dire stasera. Io la squadra stasera non ho niente da dire. Ma se facciamo la partita quasi della vita, che abbiamo fatto un partitone secondo me, e prendi 4 gol, c'è qualcosa che non va da rivedere. Vero Maldini, vero Boban, che tutti vi difendono? Perché non siamo andati sul mercato al posto di quella merda di Kessié a pigliare un centrocampista centrale forte? Che grazie a Dio, guarda, la cosa che stasera mi fa gioire è che c'è ancora un super Ibra e c'è un Bennacer che veramente, ti chiedo scusa, veramente un grande... E adesso sei un ottimo giocatore, non sei più un buon giocatore. Per me sei un ottimo giocatore, sei. Veramente Bennacer supremo in mezzo al campo. Che se lo metti di fianco a uno veramente forte, non a quella merda di Kessié, che è una merda che cammina... Noi sta partita qua non la perdiamo mai.
Il Pioli ha messo giù bene la squadra, non gli posso dire niente a Pioli. Non gli posso dire nulla a Pioli. Quest'anno purtroppo a noi ci va tutto bene e a loro gli va tutto bene e a noi ci va tutto male. Ci va tutto male. Quando ha pareggiato Brozovic, che ha inventato quel cazzo di gol di sinistro che lui ha detto, ho detto perfetto, ci siamo. Vi faccio quello che avevo di fianco, sapete qua, la perdiamo, neanche la pareggiamo, la perdiamo sta partita qua. La perdiamo. Che poi nel secondo tempo, voglio dire, sì, abbiamo fatto cagare, ma non poi proprio così tanto. È mancato uno forte dietro, che loro ne hanno tre. Noi di forti dietro, Romagnoli, è lento come la fame, lo sto rivalutando. Lukaku gli ha fatto un allungo nel secondo tempo, gli ha dato 4 metri, gli ha dato. Nel primo tempo gli ha dato 4 metri, gli ha dato. 4 metri gli ha dato. Vogliamo prendere un terzino destro al posto di Conti, che comunque fa solo il compitino, non spinge un cazzo? Come avevo detto, prendiamo un terzino destro. Prendiamo una figa di terzino destro, prendiamo. Un cazzo di terzino destro prendiamo. E non abbiamo preso un terzino destro. Non abbiamo preso un cazzo, non abbiamo preso. Un cazzo abbiamo preso, niente abbiamo preso. Tolto Ibra, come cazzo fai ad andare in Champions che gli altri vanno a 2000 all'ora? E non mi riferisco a sta cazzo di partita, mi riferisco al Verona che siamo stati mediocri. Io sulla partita di stasera, lo ripeto, non posso dire nulla. Non posso dire nulla, abbiamo perso. Preferivo perdere 5-0 che da 2-0 a 4-2. Preferivo perdere 5-0 che essere umiliati da 2-0 a 4-2. Non me ne va bene una, io chiudo sto cazzo di canale. Veramente, chiudo sto cazzo di canale, chiudo. Chiudo sto cazzo di canale che porta sfiga, porta. Veramente, sto cazzo di canale di merda, chiudo. Chiudo sto cazzo di canale, chiudo. Preferivo perdere 5-0 stasera. Preferivo perdere 5-0 stasera che aver perso come abbiamo perso. Un primo tempo della Madonna abbiamo fatto. Pioli ha messo anche giù, ora non posso dire niente. L'anno prossimo naturalmente cambiamo mister, ma comunque ha messo giù una squadra comunque con Çalhanoğlu, Brozovic, comunque a uomo, eh. Poi abbiamo preso il gol del 2-1, siamo andati in merda. Lì siamo andati in merda totale. Ma abbiamo fatto un gran primo tempo. Non posso dire niente alla squadra. Non mi aspettavo neanche questa prestazione qua. Un Benacer così veramente. Cioè, meno male che abbiamo un centrocampista centrale veramente forte. Ma io devo dire una cosa, o abbiamo una dirigenza che non sa fare acquisti, o la proprietà è meglio che torna a prendersi una squadra di rugby, di baseball in America, da dove cazzo di hockey, da dove cazzo vengono, perché non ho ancora capito che se tu vuoi andare in Champions, devi prendere gente per andare in Champions, non soltanto Ibra che ha 38 anni, che è un grandissimo giocatore ancora. Come cazzo fai a risolvere i problemi soltanto con quel povero Cristo che ha fatto una gran partita perché è ancora un fenomeno? Guarda, erano in tre, avevano tutti e tre paura quando pigliava palla. Lo avevano pure di attaccarlo, avevano paura, non sapevano se anticiparlo, che non anticipi mai, perché si mette davanti col corpo e non ti fa vedere il pallone, ok? Poi ti vedi che sì, in mezzo al campo ti vende a piangere, che nel primo tempo neanche poi hai fatto malissimo. Secondo tempo poi, naturalmente, quando deve salire la qualità della squadra, che sì, in mezzo al campo Benacer la fa salire, perché Benacer veramente è un grandissimo centrocampista. Oltre a Teo, oltre a Ibra, adesso abbiamo anche Benacer, oltre a Gigio. Cioè, ma Kier, ma come cazzo fai a prendere il gol così del 4-2? Ma dove cazzo stavi guardando? Eri in anticipo sul pallone, cos'è quella roba lì? Poi a loro li va tutto bene, li va, perché veramente l'Inter quest'anno, ve lo sottolineo qua sotto, l'Inter quest'anno, come aveva detto Rasta, quest'anno vincerà lo scudetto. Li va tutto di lusso, perché guarda, se è riuscita a vincere sta partita qua, mettetevelo in testa che quest'anno l'Inter vince lo scudetto. Se è riuscito a vincere sta partita qua, che non meritava di vincere, perché se siete onesti lo dovete dire, ok? Non mi pigliate per il culo qua sotto, è stato un bellissimo derby, bellissimo, bellissimo, ok? Come al solito onesto, anche il gol, pensavo che era in fuorigioco, invece il gol non era in fuorigioco perché era in linea, quindi bisogna dire le cose come stanno. L'arbitraggio, come al solito, scandali non ce ne sono stati, a parte un fallo di Kessié Peschiato che ha preso palla libera, che non c'era, però comunque un po' anche di là dell'Inter, anche due falli che non c'erano, è stato un derby comunque sia a livello arbitrale, arbitrato bene comunque sia, tra noi e voi come al solito non ci sono mai scandali, come al solito, ok? Mi rode il culo sempre comunque vedere che da quanto cazzo è che non vinciamo un derby, da quanto cazzo è che non vinciamo un derby. La nostra stagione è andata a farsi fottere. Adesso l'unica speranza che abbiamo è in Coppa Italia con la Juve, che sono in difficoltà, provare a vincere almeno la Coppa Italia. È l'unica, guarda, l'unica cosa che possiamo provare a fare, l'unica cosa che possiamo provare a fare per onorare questa stagione del cazzo, che non vedo l'ora che arrivano gli europei. Veramente non ce la faccio più. Tu vuoi andare in Champions?
Ho capito, ho preso Ibra, ma vuoi pigliarmi un difensore forte, un centrocampista forte, un terzino destro forte, cazzo? Sono mesi che dico queste cose qua. Cioè, ma guarda, io guarda, alla squadra la ringrazio per la prestazione, guarda, non voglio stare qua a dire merde, cose, perché non ve lo meritate stasera comunque, siete stati sfortunati, se entra il palo di Ibra siamo qua a fare un altro tipo di video, come loro naturalmente hanno preso anche la traversa con Eriksen, per l'amor di Dio, loro hanno avuto più palle gol di noi, abbiamo tenuto però molto meglio il campo secondo me. Quindi comunque, alla squadra non devo dire nulla, ok? Alla società c'ho tanto da dire, perché tu non mi puoi presentare nel derby chi è il titolare. Punto. Ok, sarà un buon giocatore per giocare nell'Atalanta, che beh, l'Atalanta è anche più fortuna per giocare, non lo so, nel Sassuolo, nella Sampdoria, nel Torino, ma non nel Milan, ragazzi. Io ce l'ho su con la società, con la proprietà, che ma probabilmente non dà soldi a Maldini e Boban per fare acquisti o fare che cose. Non lo so come cazzo è. Comunque, ogni cosa che avevo detto, alla fine si è rivelata quello che dicevo. Ciao a tutti, guardate, non c'ho neanche più la voglia, guardate. Vi abbraccio a tutti, guarda, a tutti i ragazzi che sono venuti qua, c'è un locale che era pieno così. E niente, guarda, non ho neanche la forza di parole, sempre forza Milan, ciao ragazzi.